Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a voi qui presenti e a quanti ci seguono attraverso la nostra TV, Padre Pio TV. Siamo giunti al terzo appuntamento con le catechesi al popolo programmate in questo tempo di Quaresima. Stiamo proponendo delle riflessioni a tappe sull'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. Tra l'altro, proprio nel nome e nel segno di questa fraternità universale, Papa Francesco in questi giorni si trova in Iraq, nella terra del nostro padre Abramo. Quindi vogliamo manifestare il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo viaggio così importante. Ebbene, il nostro cammino è ormai inoltrato. Questa sera ci soffermeremo sui capitoli 4 e 5. E ringrazio il nostro arcivescovo per aver accolto il nostro invito. Come sempre si rende disponibile e presente all'attività del santuario. Quindi grazie Padre ancora una volta per la sua presenza e per quello che ci dirà questa sera. A introdurci nel vivo della riflessione è un brano del profeta Ezechiele, nel quale il profeta annunzia quanto farà il Signore perché tutti sappiano che Egli è santo. Toglierò dalle genti il cuore di pietra e porrò in essi un cuore di carne. Disponiamoci allora a vivere questo incontro con il silenzio e l'ascolto attento. Dal libro del profeta Ezechiele. Annunzia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
Io vi purificherò da tutte le vostre stolture e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Parola di Dio. Buonasera a tutti. Abbiamo appena ascoltato un bel passaggio del capitolo 36 del profeta Ezechiele, che ci parla di genti diverse e di popoli capaci di radunarsi, di essere tra loro in buona relazione, alla condizione di accogliere il dono di Dio che trasforma il cuore umano da un cuore di pietra a cuore di carne e che rinnova lo spirito, il pensiero proprio in ognuno, sia come persone che come genti, come culture, come popoli. Il Papa ci ha regalato quest'ultima enciclica Fratres Omnes, fratelli tutti, pensando proprio alla totalità delle genti presenti nel mondo e alla totalità delle differenze dentro queste genti, anche delle differenze religiose che possono diventare, come è espresso nella parte finale, nel capitolo ottavo, strumenti per un mondo migliore. Questa sera sono stato invitato a fare una riflessione sui capitoli 4 e 5. Sono tra quelli, tra virgolette, direi più sociopolitici. Il primo ha come titolo Un cuore aperto al mondo intero, ed è anche per questo che è stato scelto il testo del profeta Ezechiele, questo cuore aperto e il cuore secondo Dio, mentre il capitolo 5 ha come titolo La migliore politica. E probabilmente di tutti i capitoli, insieme all'ottavo, quello più delicato, almeno nella lettura che ho fatto io. Ho preparato un testo scritto perché non è facile sintetizzare l'enciclica. E quindi cercherò di leggere sperando di non annoiare troppo. Allora, l'enciclica Fratelli Tutti si inserisce dentro un percorso quinquennale 2015-2020 del Magistero di Papa Francesco ed è strettamente legata alla seconda enciclica, la Laudato Si, e all'esortazione apostolica che è nata proprio tra le due encicliche, Querida Amazzonia. E nelle intenzioni di Papa Francesco, tutti e tre questi documenti vanno ad arricchire quello che è il magistero sociale della Chiesa, la dottrina sociale cattolica. E per questo credo sia corretto evidenziare immediatamente la tematica e le finalità di ognuno di questi documenti prima di arrivare a dare un'analisi dei due capitoli. Innanzitutto la Laudato Si ruota su due cardini,
Il primo è un principio, quello chiamato dell'ecologia integrale, e il secondo è una convinzione che nel mondo tutto è intimamente connesso. Tutti i documenti che Papa Francesco redigerà dopo la Laudato Si non faranno altro che riprendere questi due aspetti, questo principio e questa convinzione, rafforzandoli o ricordandoli di continuo. Vi leggo un passaggio veloce della Laudato Si. Dice il Papa: credo che Francesco d'Assisi, sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. In lui si riscontra come siano inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore del cuore. Questo è il numero 10. Alcuni passi portanti che attraversano tutta l'enciclica: l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, la convinzione che tutto il mondo è intimamente connesso, la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia imperante, l'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso, il valore proprio di ogni creatura, il senso umano dell'ecologia, la grave responsabilità politica internazionale e locale, la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Ecco, questi sono i temi trattati continuamente e sviluppati nella Laudato Si e che ritorneranno di continuo negli anni a venire. L'esortazione invece breve che ride Amazzonia, amata Amazzonia, organizza tutto attorno a quattro dimensioni relazionali, espresse in ordine, io direi, esistenziale, e le presenta come dei sogni. Sogni per un territorio particolare, l'Amazzonia. Dopo questa esortazione, l'immagine del sogno continuerà e tornerà continuamente negli scritti e, direi, nelle esternazioni di Papa Francesco, anche nel viaggio che sta compiendo in questi giorni in Iraq. Nel numero 7 di Querida Amazzonia fa una breve sintesi di questi sogni, lo leggo. Dice: sogno un'Amazzonia, ma noi potremmo sostituire ad Amazzonia qualsiasi altro territorio, qualsiasi altro ambiente, possiamo tranquillamente sostituire il nostro Gargano. Allora sogno un Gargano che lotti per i diritti dei più poveri. Sogno un'Amazzonia, un Gargano che difenda la ricchezza culturale che la distingue. Sogno un'Amazzonia, un Gargano che custodisca gelosamente l'irresistibile bellezza naturale che l'adorna. E sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia o in Gargano fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con i tratti di quell'ambiente. Dopo queste due testi, la Laudato Si e la Querida Amazzonia, il Papa ci regala la Fratelli Tutti, dove intende dare ragione, direi così, della fraternità universale come condizione dell'amicizia e della pace sociale. E il viaggio che sta facendo in questi giorni in Iraq è, a mio giudizio, esattamente un laboratorio di questa convinzione, di questa volontà. È un esperimento dell'amicizia e della pace sociale tra popoli, culture e religioni diverse nel territorio più a rischio del mondo, quanto a sconvolgimenti sociali.
E questa amicizia, questa pace sociale, il Papa la vede sia in forma sincronica, ossia oggi, adesso, che direi anche in forma diacronica, ossia è un dovere che abbiamo verso le generazioni future. La pace di oggi, dell'adesso, l'amicizia di oggi e dell'adesso, non è solo a beneficio nostro, ma diventa beneficio delle generazioni che ci seguiranno. E lo sappiamo bene quanto odio cova ancora in noi e in tante nostre culture per fatti di decenni e decenni precedenti, dovuti a guerre e a separazioni. Quindi curare l'amicizia sociale e la pace non è solo guardare all'adesso, ma è essenzialmente guardare al futuro e costruire il futuro. E la motivazione etica è che le scelte non possono guardare solo al presente, all'adesso, ma vanno fatte partendo dal domani, dal futuro, che ha il volto delle generazioni che verranno dopo di noi e alle quali, a queste generazioni, siamo chiamati a passare l'eredità sia di un pianeta come casa comune e ben custodito, laudato sì, sia l'eredità di una cultura, di popoli in relazione, ecco quella che abbiamo sentito già dal profeta Ezechiele, e che è il tema fondamentale della Fratelli Tutti. È bellissimo il passaggio del numero 105 che si trova al terzo capitolo, per me il capitolo chiave: pensare e generare un mondo aperto. C'è questa affermazione: l'individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali non è in grado di generare un mondo migliore per l'umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma l'individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere, non c'è il vaccino, inganna, ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e ricchezze individuali potessimo costruire il bene comune. Ecco il grande inganno, il grande virus. E nell'ultimo capitolo, quello dove mette le religioni come possibile strumento per il mondo migliore, ha questa affermazione: come credenti pensiamo che senza un'apertura al Padre di tutti, fratelli tutti perché c'è un Padre di tutti, non ci possono essere ragioni solide e stabili per l'appello alla fraternità, perché la ragione da sola è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Il riferimento è chiaro alle tre parole della Rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité. Alle prime due forse si arriva con un pensiero logico ben strutturato, alla fraternità non basta, ci vuole altro. Ed è qui, secondo il Papa, dove il ruolo delle religioni e della nostra religione, che vede Dio come padre, può portare e deve portare la sua parte. Quindi le due encicliche e l'esortazione che ho citato prima
costituiscono come un percorso di pensiero del Magistero quinquennale di Papa Francesco, che potrei spiegare così: va da Francesco a Francesco, intendendo sempre Francesco d'Assisi, va dal Francesco del Cantico delle Creature, la Quo, che è la Laudato Si, il Francesco poeta, il poeta della terra, l'interprete del senso della creazione e delle creature. Quindi va da questo Francesco, termine a quo, al Francesco ad quem, della fraternità concreta e universale, il Francesco delle ammonizioni, il riformatore e ricostruttore della Chiesa, il Francesco chiamato a ricostruire il Tempio e la Chiesa, il Francesco che getta ponti, abbatte mura, rompe catene, semina riconciliazioni. Il Francesco che riconosce il Cristo crocifisso identificandosi nei lebbrosi, facendosi povero, e che riconosce il Cristo risorto fondando la fratellanza, facendosi fratello di tutti, che riconosce in ogni volto il volto del Signore, ed è l'enciclica Fratelli tutti, da un Francesco ad un altro Francesco, ma è lo stesso, passando attraverso l'ad quem della contemplazione, sempre tipica di San Francesco d'Assisi, la contemplazione estatica della bellezza universale che si concretizza sempre in particolari precisi e locali. Quello che ci ha detto il Papa attraverso l'esortazione che ridà Mazzonia. Questi tre testi fondamentali che raccolgono un quinquennio del Magistero di Papa Francesco possono essere immaginati nello spiegarlo, ecco, quasi come un grande sillogismo aristotelico. C'è innanzitutto un primo universale, la Laudato Si, è lo spazio, è l'ambiente dove viviamo, è il pianeta, è la terra, non ce n'è un altro da custodire e da sviluppare. C'è un particolare, è quello della querida Amazzonia, perché questo spazio e questo tempo si concretizza sempre per ognuno in un ambiente tutto proprio. È il mio che diventa nostro. E c'è un secondo universale, che è quello del tempo che ci chiama a farci fratelli di tutti. Detto questo, cerchiamo di entrare un po' dentro alla Fratres Omnes e in particolare ai due capitoli che mi sono stati chiesti. La Fratres Omnes è un'enciclica difficile da sintetizzare, anzi io direi che è impossibile. Ho cercato di farmi degli schemi, ma al di là del titolo degli otto capitoli non ci sono riuscito. Non è un trattato sulla fraternità, lo dice lo stesso Pontefice, né potremmo dire sulla pace, ma è piuttosto una raccolta possibilmente organica degli interventi che Papa Francesco ha fatto sulla fraternità e l'amicizia sociale in occasioni diverse, in luoghi diversi, a destinatari diversi. Si tratta quindi come di un grande mosaico dove ogni tessera
di questo mosaico, potremmo prendere numero per numero ogni tessera, ha una sua storia, perché è nato ed è stato pensato per un particolare e racconta particolari concreti incarnati sempre in un hic et nunc, in un qui ed ora. Potremmo dire che ogni pagina, quasi ogni numero, è una profezia. Non si può sintetizzare la profezia. La profezia si accoglie e poi si cerca di vivere. Si lascia che questa profezia mi sconvolga, mi ruoti. Quindi è un'enciclica questa, a mio giudizio, da ascoltare e da leggere, come si può ascoltare e leggere un profeta, il testo di un profeta, come quello che abbiamo appena ascoltato, il capitolo 36 di Ezechiele. Non c'è una sintesi lì, c'è un lasciare che quella parola entri in noi e ci parli. C'è un permettere a quella parola di diventare carne dentro di noi. Così è, credo, dell'enciclica Fratelli Tutti. Più ancora della prima, Laudato Si. Allora voglio indicare quelle che ho trovato, che direi alcune certezze profetiche di Papa Francesco. Nel capitolo quarto, Un cuore aperto al mondo intero, ne metterei in evidenza almeno due, ce ne sono molte di più, ho detto che ogni numero è un po' una profezia, ma dal capitolo quarto ne vorrei evidenziare due di queste profezie. La prima è questa: la fedeltà a Dio è proporzionale all'amore ai fratelli. È un'affermazione chiarissima e fortissima. È indiscutibile come cristiani. Il primo amore è senza dubbio l'amore a Dio, ma il primo amore da attivare e generare è l'amore al prossimo. E nella misura in cui genero e sviluppo questo amore, dimostro l'amore di Dio. È l'amore al prossimo che fa crescere l'amore di Dio in me. L'apertura del cuore al prossimo è apertura a Dio. Consolare un infelice equivale a far bene a Gesù Cristo stesso. Sono parole del Papa. Dare una carezza a chi soffre e dare la carezza a Gesù. Una seconda profezia del capitolo quarto. La fraternità consente a persone eguali di essere diverse. In genere noi avremmo pensato l'opposto, ossia avremmo detto consente a persone diverse di essere uguali nei diritti, per esempio, nelle attese, nella dignità. No, il Papa rovescia questa posizione. E credo sia profetico questo rovesciamento. Siamo uguali come persone, nei diritti, nell'origine, credenti da Dio, nella dignità, nelle attese, ma questa uguaglianza permette di essere diversi e ognuno un volto diverso di quell'uguaglianza con Dio. Ognuno con la propria sensibilità, cultura, possibilità di offrire agli altri il proprio originale contributo di idee, di valori, di vita, di esperienze. Ricordatevi, la fraternità
consente a persone eguali di essere diverse. Beh, queste due profezie del capitolo quarto. Veniamo al capitolo quinto, che ha come titolo migliore politica, ce ne sono molti di più. Cerco di andare veloce perché ho visto che ho scritto troppo. Ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona. Popolo e persona sono termini tra loro correlativi. A volte ce lo dimentichiamo perché siamo tentati sull'individualismo e dimentichiamo l'essere persone inserite insieme a formare un popolo, o come ci ha detto Ezechiele, questa nazione santa. Altra affermazione profetica: la fraternità delle differenze, fraternità delle differenze. L'Iraq e il Medio Oriente è senza dubbio uno di quei luoghi dove le differenze sono più evidenti e dove l'esperienza della fraternità ha più bisogno di essere inserita. La fraternità delle differenze è l'unica strada per un equilibrio mondiale, che non vuol dire distruggere le differenze, vuol dire renderle fratelli e sorelle. Se si rifiuta questa fraternità delle differenze, non rimane altra prospettiva che la prospettiva dello scontro, della guerra, della legge del più forte, dell'homo homini lupus. La fraternità delle differenze è l'universale che corregge da distorsioni economico-sociali, e fa tanti esempi di correzioni dalle distorsioni economiche e sociali, tra cui anche la proprietà privata, che viene riconosciuta ma che è subordinata alla destinazione universale dei beni e non viceversa. E non basta la mano invisibile del mercato, occorre una concreta direzione verso il bene comune, occorre quella che chiama la migliore politica. Perché senza politica non si vive, anche quando ci sembra che non ci sia, in realtà è perché c'è la peggiore. Un'altra affermazione profetica: la terra è un prestito che ogni generazione riceve, come la vita, e deve trasmettere alla generazione successiva. È un prestito, non è una proprietà. E il prestito va restituito, magari con interessi che lo migliorano, non che ce lo fanno sentire pesante in questo caso, ma che migliorano il prestito offrendolo alla generazione successiva arricchito e non peggiorato, come sembra stiano andando le cose in questo momento. La fraternità ed amicizia sociale trovano, secondo il Papa, espressione in una serie di verbi riflessivi. Perché è il riflessivo che ci rende fratelli e fratelli nelle differenze. L'avvicinarsi, l'ascoltarsi, l'esprimersi, il guardarsi come persone singole, ma anche come popoli, qui è più difficile. Conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di riferimento. Ecco, sono verbi riflessivi che dicono la profezia di questa amicizia. Non so quanto ancora. Capitolo quarto, un cuore aperto al mondo intero.
L'affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, dice il Papa, se non è un'astrazione, deve prendere carne e pone una serie di sfide da assumere a cui dare risposte. Tra queste sfide, la più urgente e che fondamentalmente attraversa tutto il capitolo quarto è la sfida del prossimo costituito dalle persone migranti. Il quarto capitolo fondamentalmente prende quello che è il fenomeno delle migrazioni di oggi e lo presenta come la prova oggi prima e più urgente di fraternità, riuscita o meno. Che cosa serve perché questa prova riesca? Serve per esempio una certezza, la certezza che c'è possibilità di doni reciproci, sia per chi arriva come profugo ed emigrato, sia per chi riceve. Si può essere, si è, doni reciproci. Si va, se si accoglie e si riceve, ad aumentare benedizione, ricchezza. Si diventa dono facendo crescere la società che accoglie e che integra. E se guardiamo fondamentalmente alla storia, quali sono le nazioni o gli stati che hanno anche economicamente e socialmente progredito di più? Quelli che hanno saputo accogliere e mettere insieme culture e differenze più grandi, fondamentalmente nazioni fatte di emigrati. Non le cito, ve le lascio pensare. La seconda cosa che serve è crescere in gratuità. La gratuità è la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che sono buone, senza aspettarsi un risultato, perché Dio fa così. Dio dà gratis e non dà gratis solo ai suoi fedeli. Fa sorgere il sole, dice la Bibbia, sui buoni e sui cattivi. C'è bisogno di superare un grande pregiudizio. Questa è un'affermazione molto forte, ma è vera. Qual è il grande pregiudizio? Che i poveri sono pericolosi o inutili. È un pregiudizio che abbiamo anche noi tante volte, che ci diciamo cristiani. Pregiudizio che i poveri sono pericolosi o inutili e che i potenti sono generosi benefattori. Questo è capovolgere il Vangelo. Bisogna superare la tensione tra globalizzazione e localizzazione. E dice che è bene coordinare quello che è un sapore locale, il gusto del bello del locale, con l'orizzonte universale. Che cos'è il sapore locale? È l'amore alla propria terra, al popolo, ai propri tratti culturali, e custodire e coltivare quello che si possiede in modo che possa essere un contributo per il bene comune. E la grande affermazione di Cheri d'Amazzone. E che cos'è l'orizzonte universale? Che non è possibile essere locali in maniera sana, non amerò mai veramente sanamente il mio ambiente e la mia cultura, senza lasciarsi interpellare da ciò che succede altrove, senza lasciarsi arricchire da altre culture, senza solidarizzare con i drammi degli altri popoli. Ogni cultura sana è per natura aperta ed accogliente, e la sana apertura non è mai in contrasto con l'identità locale e culturale di un territorio o di una nazione. Bellissimo questo. Questa è la sintesi del capitolo quarto, provando, ecco, sul dramma oggi delle migrazioni.
Il capitolo 5 ha questo titolo interessantissimo, la migliore politica, e quindi fa pensare che ne esistano altri non migliori. Mette in evidenza due rischi che stanno dilagando: il populismo, le forme populiste, o di un neoliberalismo che guarda solo agli interessi economici dei potenti e della finanza. Leggere questo quinto capitolo e analizzarlo ci vorrebbe veramente più del tempo di questa catechesi, perché sono passaggi molto importanti. Evidenzio così i rischi, perché il populismo e il neoliberalismo deve essere superato. Come fare ad evitare questi rischi? Che cosa serve? Cinque cosette. Primo, serve ridare legittimità alla nozione di popolo. Si parla forse troppo poco di popolo. Il non parlare correttamente di popolo porta ad eliminare anche un'altra grande realtà e conquista, che è la democrazia come governo del popolo. Per questo serve riaffermare che la società è più della mera somma degli individui. Il popolo è più della somma di quanti si ha. Il popolo italiano è più dei 60 milioni o quanti si ha, così qualsiasi altro popolo. Serve mettere al primo posto, e lo sappiamo molto bene, il grande tema del lavoro. Il tema del lavoro è il tema più popolare. Ciò che è veramente popolare, qui cito, numero 162, perché promuove il bene del popolo e assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno. Le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il miglior aiuto per un povero, la via migliore verso un'esistenza dignitosa. Non esiste peggior povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro. Bisogna, terzo punto, superare il dilagante, lui chiama, paradigma tecnocratico. E il dogma, utilizza un termine religioso, il dogma di fede neoliberale che il mercato da solo risolve ogni problema. La pandemia ha scoperto questo vaso di Pandora dove eravamo dentro. L'ha fatto scoppiare. Occorre attivare l'attività che chiama dell'amore politico. Io non l'avevo letto mai da altre parti questa affermazione, l'amore politico. Sì, perché la politica è anche amore. E cita San Tommaso distingue l'amore illicito scelto dall'amore imperato, comandato, fatto. E dice il primo è fatto di atti diretti a persone o a popoli, mentre il secondo, ed è carità, mentre il secondo spinge a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali. Ed è questo secondo che è l'amore politico, che è la carità politica. Ed è la definizione che dà. Cito il numero 186, uno di quelli che dovrebbero essere più ripetuti, approfonditi. È carità stare vicino ad una persona che soffre. Ed è pure carità tutto ciò che si fa anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume, questo è squisita carità. Il politico gli costruisce il ponte. Chi è stato in paesi cosiddetti di missione sa che cosa vuol dire costruire ponti in certi luoghi.
E anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro ed esercita una forma in questo modo altissima di carità che nobilita la sua azione politica, amore politico. E poi ovviamente bisogna preparare buoni politici. Chi è il buon politico? Ci sono ben tre numeri in cui cerca di rispondere a questo titolo, a questa domanda, chi è il buon politico? Numero 188, 191, 196, sintetizzo. Il buon politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con uno sguardo ampio, realistico e programmatico, anche al di là del proprio paese. Ha quel sapore locale e quell'orizzonte universale di cui diceva prima. Sa fare il primo passo perché risuonino le voci più diverse. È persona di grande nobiltà, capace di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri. Quindi non deve guardare alle elezioni. Con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina. È il seminatore che magari non raccoglierà, ma se non si semina, non si raccoglie. Concludo con le parole con cui termina l'appello contenuto nel documento della Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune che il Papa aveva firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 con il grande imam Ahmad al-Tayeb e che è riportato quasi per intero dentro l'enciclica. E quella dichiarazione chiude così. Dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Io credo che i giorni che stiamo vivendo e i gesti a cui stiamo assistendo del Papa in Iraq, l'incontro di oggi con l'Ayatollah al-Sistani, sciita, mentre l'imam era sunnita, l'incontro a Ur, ecco, sia questo laboratorio e questa convinzione di dialogo come via, collaborazione comune come condotta e conoscenza reciproca come metodo. Se seguiamo questi principi, allora applicheremo non solo quanto ci ha detto il profeta Ezechiele all'inizio di essere genti con un cuore di carne, ma diventeremo veramente tutti, indipendentemente dalle culture e religioni, popoli di sacerdoti e nazioni sante. Prima della preghiera conclusiva vogliamo rivolgere alla Vergine Maria il nostro pensiero e affidare anche a lei il viaggio che il Santo Padre sta compiendo in questi giorni.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii eme, a te suspiramus, gementes et frentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes omnes, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Preghiamo con le parole del Papa nella preghiera cristiana ecumenica con cui termina l'enciclica. Dio nostro, Trinità d'amore, dalla potente comunione della tua intimità divina e fondi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno. Donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana. Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo, e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. Vieni, Spirito Santo, mostraci la tua bellezza, riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio e grazie a tutti. Buonasera.